oh mm -hmm.

Buongiorno a tutti, abbiamo visto lo Shabbat, il sabato ebraico, il grande giorno del silenzio di Dio e, e anche la cessazione ecco, di tutti, di tutto. E, il sabato santo è un giorno di di attesa, ecco per alcuni, ecco per quelli che avevano più fede. E, e Matteo ci racconta che sono le donne che rispettano il sabato, e però alla fine del sabato, al versetto 1, alle prime lu luci del primo giorno della settimana, che noi chiamiamo domenica, Ecco, ma che per gli ebrei era il primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. E sono sempre le due Marie eh, che Matteo cita, che aveva già citato precedentemente. Una è Maria Maddalena, sapremo di più di lei. Eh, nel Vangelo di Giovanni, nel, nei racconti delle apparizioni del Signore, eh, la Maddalena è sempre presente accompagnata da quest'altra Maria. Eh, quindi si svegliano prestissimo alle prime luci del giorno, del primo giorno della settimana, e vanno a vedere il sepolcro. Ecco, io ho tradotto letteralmente a vedere perché altri mettono a visitare il sepolcro. È un po' ambiguo visitare, sembra che, che siano andate a fare una scampagnata. <ride> eh, non era una scampagnata. Eh, C'era un, una scintilla di fede in queste donne e... C'è qualcosa in loro probabilmente che gli dice che non tutto era finito. Ecco, e, Gesù era già stato inumato da Giuseppe D'Arimatea secondo Matteo, ma e quindi Probabilmente le donne non avevano gli oli e gli unguenti perché aveva già fatto tutto Giuseppe d'Arimatea. Ecco, il corpo di Gesù era già stato avvolto nel lenzuolo di lino, nella sindone. E vanno a vedere il sepolcro, e forse per stare. Un po' lì vicino al loro Signore, infatti nel Vangelo di Giovanni, Maria di Magdala, la Maddalena, dice: Hanno portato via il mio Signore, non sappiamo dove sia. Ecco, la Maddalena non parla di un morto, ecco c'era qualcosa che volevano vedere e. E quindi si deve pensare che, non essendo andate per ungere lo, lungere il corpo, eh, si attendevano inconsciamente qualcosa, non, non possiamo dire di più. Ecco, e subito dopo, al versetto 2, Ecco che vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. E quando traduciamo eh, vi fu un gran terremoto, in realtà c'è il verbo il verbo egeneto, la forma verbale egeneto, cioè avvenne un grande terremoto. È molto importante questo, questo verbo e anche eh, la forma verbale perché indica un'azione di Dio. Anche nella creazione eh, si, il greco dice sia la luce e la luce è Geneto e la luce fu. E quindi vuol dire un'opera di Dio: il terremoto è procurato da Dio e e abbiamo il terremoto, questo terremoto, il terremoto della vittoria, che mette in mostra la potenza di Dio, ma abbiamo già visto dei fenomeni del genere durante la passione, le tre ore di buio su tutta la terra e anche il terremoto alla morte del Signore. E qui vi è un gran terremoto, ecco, anche, anche la terra... Si potrebbe dire che sussulta per questa vittoria, come vedremo, di Gesù la vittoria decisiva, finale, conclusiva, cosmica del Signore, la risurrezione. E appaiono anche gli angeli. Ecco, ci ricordiamo che nel giardino... Gesù disse: Non potrei io chiedere al Padre mio che mi darebbe più di dodici legioni di angeli. Eccoli qua, gli angeli, compaiono adesso, compaiono adesso a dare l'annuncio della resurrezione, Sceso dal cielo, quindi, una creatura angelica si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. <coughs> si mette a sedere. E che cosa vuol dire? L'atto di mettersi a sedere vuol dire il potere totale che ora hanno le creature angeliche. Ecco, eh, Si dice che Dio è assiso sul suo trono e questa volta c'è un angelo che si, si è assiso. Sul, sul sepolcro, adesso c'è Dio in azione. Prima c'era Satana e i suoi agenti umani, adesso c'è Dio che ha in mano l'esito eh, della vicenda del Signore. Che ha in mano tutto Lui. E il suo aspetto era come la folgore, non riusciamo a capire. Eh, che cosa voglia dire? Ecco, indubbiamente, è il vestito bianco come la neve era una creatura angelica, ecco, dove la, il volto, ecco, come quello del Signore alla trasfigurazione risplendeva di luce. E, C'è uno splendore di questi esseri angelici e Matteo ci dice, ci dà questi elementi per farci capire che era una creatura angelica e non era un uomo. E al versetto 4, per il terrore che ebbero di lui le guardie rimasero scosse come morte, io ho tradotto tramortite, ma il testo greco dice proprio come morte. E, e quindi alla, alla percezione del terremoto, che per gli antichi era sempre un fenomeno legato alla potenza di Dio e alla vista di questo angelo, rimangono talmente scosse che sono come morte rimangono inerti, ecco vediamo la potenza di Dio ora in azione, mentre prima Dio durante la passione sembrava aver nascosto il suo volto, sembrava inerte, ecco ci sono dei momenti nella, nei racconti biblici in cui Dio sembra, sembra inerte, e allora il salmista dice: Destati, oh Dio, kuma, alzati, in ebraico. E, e qui Dio si è alzato, ha steso il suo braccio potente e tiene la situazione lui in mano da adesso in poi. E i nemici rimangono trabortiti, però, questo segno di di potenza Dio lo dà solo ora, dopo che il suo disegno è compiuto. Senza la morte del Signore non ci sarebbe stata neanche la resurrezione e noi non avremmo mai avuto questa speranza che invece oggi abbiamo, grazie a quello che vediamo che accade oggi nel racconto che stiamo leggendo. Infatti l'angelo disse alle donne al versetto 5, non abbiate pa paura voi, so infatti che cercate Gesù il crocifisso. Ecco, allora l'angelo dice, eh, <clears throat> i soldati sono, si sono spaventati ed è giusto che sia così, ma voi non abbiate paura, non abbiate paura voi. Ecco, c'è un, un vocativo, ecco il punto esclamativo. Ecco, le, le rimprovera perché si, si sono, eh, si erano spaventate anche loro. Invece, eh, in, ora in azione c'è la potenza di Dio. So infatti che cercate Gesù Crocifisso. Ecco, anche, anche l'angelo dice che le donne cercavano il crocifisso. Ecco, non è solo come facciamo noi che andiamo a una tomba a accendere un lumino e ricordare la persona defunta. E queste donne lo cercavano, ecco, la donna generalmente più istintiva, ecco, avevano queste donne un, un istinto che probabilmente le diceva che non poteva finire tutto così. E, e l'angelo le loda, ecco, il fatto di cercare il crocifisso, ecco, è, è una cosa molto positiva in questo momento, quando tutti sono fuggiti e, e tanti anche dei suoi discepoli non, non hanno il coraggio neanche di andare al sepolcro, perché c'erano le guardie eccetera, c'era il pericolo di essere arrestati. Quindi Matteo ci trasmette il racconto di questi personaggi, Giuseppe e Dari Mattea e le donne che invece vanno. E le donne vanno a vedere il sepolcro, come per aspettare qualcosa. E, e l'angelo gli dice: Non è qui, si è infatti ridestato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto e presto andate a dire ai suoi discepoli se è ridestato dai morti ed ecco vi precede in Galilea. E io ho tradotto, forse in italiano non, non rende bene, però ho tradotto letteralmente. Sì. Non è qui, è risuscitato, d'accordo, è, è più giusta forse quella traduzione lì, però io volevo ricordare che questa forma verbale del verbo greco, Egeiro, traduce sia il verbo risvegliare che anche quello di alzarsi, cum in ebraico-aramaico. Fate un fermo immagine e potete vedere i riferimenti. E io ho preferito tradurre ridestare perché l'abbiamo già detto diverse volte: secondo la sacra scrittura, secondo il pensiero biblico, la morte è vista come un sonno. L'abbiamo letto in Daniele: eh, molti che giacciono nella polvere si risveglieranno, dice Daniele. E poi, se andate a vedere La morte di Stefano negli atti degli apostoli quando viene lapidato non dice che morì ma dice che si addormentò ecco, poi si potrebbero tirare fuori anche tante altre citazioni ma questo mi sembra molto bello anche per noi ecco, il pensare che la, no, che, la, che la morte è solo un passaggio che non è quella cosa tragica che abbiamo davanti, tutta la vita, la, la prospettiva della morte, dove molti pensano che finisca tutto. Non è vero: la Bibbia conosce il, il pensiero biblico, il pensiero biblico pensa a un sonno ecco, e Gesù si è ridestato, come aveva detto, e poi l'angelo ricorda alle donne che Gesù l'aveva anche detto. Quanti annunci della passione e della risurrezione abbiamo contato, almeno una decina. Gesù l'aveva ripetuto in, tutte, in tutti i modi ai suoi discepoli per metterli davanti alla, alla sua passione, ma anche alla risurrezione. Però, questa parola risurrezione non era stata registrata, non era stata recepita. Forse Invece le donne hanno un presentimento ecco, e ricordavano anche le sue parole. Poi l'angelo ehm, dice, dice venite a vedere il luogo dove era deposto, cioè gli mostra il sepolcro vuoto. Anche noi a Gerusalemme andiamo ad adorare l'unico sepolcro vuoto di tutta la storia umana, quello di Gesù. Perché, perché Gesù è risorto. Ecco. E, e quindi le donne si accorgono che Gesù non c'è più, e che è vivo. E la prima cosa che devono fare è presto andare a dire ai suoi discepoli, si è ridestato dai morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. E, allora la cosa importante è portare l'annuncio ai discepoli e poi dire a loro che li precede in Galilea e che là lo vedranno. Ecco, allora c'è un, una continuità qui nel, nel progetto di Dio, tutto continua. Adesso tocca ai discepoli a cui viene dato in mano, viene dato il potere sul regno di Dio, sulla terra, rappresentano il regno di Dio sulla terra. Quindi l'angelo predice, indica alle donne di dare l'annuncio, ma anche una cosa abbastanza pratica, fattiva, concreta, è quella di andare in Galilea, ecco poi San Giovanni ci racconterà eh, le apparizioni in Galilea, là lo vedrete, ecco quindi eh, si farà vedere anche ai discepoli e l'angelo dice: 'Ecco, io ve l'ho detto'. Ecco una parola data da, una, da un essere angelico, una par parola vera, una parola verace e l'angelo ci tiene a dirlo. Ecco, quindi abbiate la sicurezza eh, certa che le parole che vi dico sono vere e quindi andate a raccontare un fatto vero, concreto, storico. Ecco, eh, qui non ci sono delle metafore, eh, sta raccontando una storia. E... <ride> Abbandonato in fretta il sepolcro al versetto 8 con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annunzio ai discepoli. E allora a questo annuncio le donne credono subito e fanno subito quello che l'angelo gli dice di fare: abbandonano il sepolcro con timore e gioia grande. E come si fa ad avere timore e anche insieme grande gioia. Ecco, il timore sembra, eh, quando lo provo, io non ho mai provato questa, questo timore e gioia grande, tutte e due insieme. Però eh, certamente il timore, perché le donne si sono rese conto benissimo che il terremoto, la presenza dell'angelo, eh, sono Azioni di Dio onnipotente e quindi c'è eh, il timore, non è paura, è il timore di Dio, però anche una gioia grande, vuol dire che la gioia grande si trasmette la fede delle donne, le donne hanno creduto, poi eh, nei Vangeli invece è messa in grande evidenza l'incredulità proprio dei discepoli, anche all'annuncio delle donne. Questa gioia grande indica la, la loro fede, la fede nel, nelle parole di questo, essere, di questo essere celeste, di questo, eh, di questo angelo. E E dopo l'annuncio ai discepoli, Gesù va loro incontro, Gesù venne loro incontro dicendo: Salute a voi. Ed esse avvicinatesi gli presero i piedi e lo adorarono. E a questo punto, secondo Matteo, Gesù appare alle donne e poi anche in Galilea ai discepoli però appare prima le donne, questo lo dicono tutti i Vangeli. Ecco, e questo, eh, come abbiamo detto precedentemente, ci fa, eh, ci fa molto riflettere eh, come Gesù ecco, rimetta eh, la dignità della donna al suo posto. Ecco. Innanzitutto ora le donne sono depositarie del cherigma, cioè del proclama. Della resurrezione. Quindi sono apostole, perché nessun annuncio della Sacra Scrittura non è mai stato così importante come questo. E, e viene affidato alle donne: allora dobbiamo molto riflettere anche su quello che abbiamo detto precedentemente, sul fatto che eh, oggi la donna. Nella Chiesa bisogna dire purtroppo che è discriminata, non ha nessun, nessuna parte in causa nelle decisioni della gerarchia religiosa, ecco. non ha nessun ministero. Ecco. Invece Gesù le valorizza, sono quelle che hanno il primo annuncio della grande vittoria. Ecco. E, pensate che nell'Antico Testamento... Quando il popolo ebraico aveva, conseguiva una vittoria clamorosa, eh, anche le donne spartivano il bottino, le donne non partecipavano alla, alla, alla guerra, casomai facevano un po' di tifo da lontano, ecco, però non potevano partecipare alla guerra. Però quando la vittoria era veramente Clamorosa, anche le donne si univano agli uomini a spartire il, bo il bottino del nemico. Quindi, si... la presenza delle donne anche oggi ci, 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 perciò ci riporta una vittoria clamorosa, che è quella della resurrezione. E, e che Dio ha portato a compimento il suo disegno. Ecco, eh... Quindi è un grande giorno, ecco, per questo noi eh, veneriamo la domenica, anche se per gli ebrei è il primo giorno della settimana, perché c'è qualcosa di più, molto di più dello Shabbat, del sabato ebraico. E a questo punto la storia è cambiata e quindi è giusto anche cambiare un po' eh, l'ordine dei giorni della settimana, e mettere la domenica come il giorno del Signore. Domenica vuol dire eh, del Signore, Dominicus. Eh, eh, è il giorno del Signore, il giorno della resurrezione e tutte le settimane noi lo festeggiamo perché è il giorno della grande vittoria di Dio. E... <coughs> E Gesù si presenta alle donne con il saluto, eh, salute a voi. Ecco, credo che la forma verbale sia la stessa eh, che c'è in Luca del, dell'angelo a Maria, era il saluto consueto. Ecco, oppure si diceva shalom, pace a voi. Gesù ai discepoli dirà pace a voi. Ed esse avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Ecco, eh, guardiamo un attimo questo verbo greco, adorare, che è molto interessante. Il verbo proschineo, potete vedere i riferimenti con un fermo immagine, è formato dal prefisso pros, presso, e dal verbo chineo, che vuol dire baciare. Eh, in latino è, diciamo adorare, è, è vero, è giusta la traduzione. Però ecco, il fatto che vuol dire ehm, adorare da vicino con un bacio, ecco, probabilmente le donne gli hanno preso i piedi gli baciavano i piedi in segno di adorazione. E il bacio è molto importante, ecco perché San Paolo voleva che i fratelli cristiani si salutassero con il bacio santo, col bacio sulla guancia. E anche il Salmo 2 che parla del Messia dice baciate il figlio. Ecco, quindi era lecito per le donne baciare il Signore. Baciare da vicino, pros kineo, e, in segno di adorazione e di venerazione, perché adesso Gesù non è più un rabbi, non è, più un prof, non, è un prof, non è nemmeno un profeta, ma è il Signore, il Signore Messia. E Gesù risponde loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano, in Galilea e l'ami vedranno. Il verbo greco annunziare significa più propriamente proclamare, dichiarare, soprattutto dichiarare, dichiarare davanti a tutti, da tutti i discepoli, che vadano in Galilea. Gesù eh, ritorna a parlare della Galilea e l'ami vedranno. Ecco, quindi abbandonare Gerusalemme. Andare in Galilea, ecco comunque questo proclama come ho detto anche prima, comunque quasi un cherigma, è affidato alle donne e glielo, glielo, c'è cioè un mandato prima dell'angelo e poi anche di Gesù. L'angelo diceva andate a dire e Gesù invece è andato ad annunziare, a proclamare, a dichiarare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. Ecco, perché la Galilea? Eh, Gesù aveva sempre operato nei dintorni della Galilea, soprattutto anche se si era spinto tante volte a Gerusalemme per le feste, e anche in territorio pagano sia a nord sia a est in Giordania. Perché la Galilea era la Galila Goim, dicono gli ebrei, cioè la Galilea delle genti. C'era ecco, un popolo eterogeneo e ora il messaggio del Vangelo eh, non è più diretto solo a Israele, ma è diretto a tutte le nazioni della terra e si parte dalla Galilea. E vi ricordate eh, i primi racconti anche del Vangelo di Matteo, ecco, che si parla della Galilea, ne parla Isaia in modo molto preciso, il popolo che giaceva nelle, nelle tenebre vide una grande luce, ecco, la luce del Messia, e parla proprio della Galila Goim, ecco, la Galilea delle Genti. Eh, Isaia, quindi, eh, otto secoli prima, aveva preannunziato che il centro dell'attività messianica prima e anche dopo la resurrezione era la Galilea dove si iniziava a annunciare il Vangelo poi anche ai gentili vedremo che la Chiesa poi negli atti degli apostoli ci arriverà un po' con fatica a capirlo questo ma Gesù l'aveva detto subito al versetto 10 lo dice e, e, e quindi, eh, d'ora in avanti, il popolo di Dio non è più un fatto di essere popolo di Dio, non è più un fatto di razza, ma è un fatto di fede, di fede in Gesù, di fede in questo Messia ecco, che ha patito, che ha sofferto, ma che poi è risuscitato dai morti con gran, grande gloria e, e potenza. Abbiamo già parlato della fede, in qualche modo, delle donne, perché credere in una risurrezione non è, non è da tutti, ecco, è l'atto di fede più grande che l'uomo può fare, perché noi vediamo i cadaveri, vediamo le persone morte, sappiamo di dover morire e non abbiamo mai visto una persona risorta. E, le donne però avevano un barlume, come abbiamo detto, che indubbiamente de de derivava dalla fede. E, e poi c'è anche un grande amore delle donne per il loro Signore. Ecco, qui eh, vorrei non dare adito ecco, a, delle, a dei pensieri traviati, dei pensieri un po' distorti. Era un amore profondo. Un amore molto più grande dell'amore umano, ecco, sia della Maddalena sia delle altre donne. Per tanti motivi, ecco. Le donne: eh, c'è poco da dire, sono più vicine a Gesù eh, in questo momento di tutti gli altri, e, e vanno al sepolcro perché sentono che tutto non può finire così ecco e, e hanno questa scintilla questa fiammella di fede eh, che poi gesù con la sua apparizione la, la farà espandere ecco eh, questa fede e, e sono le prime che hanno eh, in mano il grande proclama della risurrezione, come abbiamo già detto. Ecco poi. Un'altra cosa su cui non mi sono fermato, ma che secondo me è importantissima. È che Gesù dice: Andate e, dite, e annunciate, proclamate ai miei fratelli. Dice: Bellissimo. Questa espressione ha un significato. Molto, molto profondo. Ai miei, dice, ai miei fratelli, intanto sono fratelli, eh, non, 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 sono, non sono dei sudditi, sono fratelli. E poi sono i miei, ecco. Gesù dice: Sono i miei. E allora, questo cosa comporta questa affermazione importantissima di Gesù? Eh, comporta il fatto che. Con la, la risurrezione di Gesù, eh, che ci ha parlato del regno di Dio anche in questa vita e eh, non solo di quello futuro, le categorie umane sono rovesciate, cioè eh, essere fratelli di carne è, più, è un legame più debole che non essere fratelli di fede. Vi ricordate quando Gesù dice eh, chi sono mia madre e i miei fratelli? Poi volta, eh, guardando l'assemblea dice chiunque fa la volontà di Dio è mio fratello, sorella e madre. E allora siamo invitati, ecco, grazie alla, alla nostra fede, a entrare nella famiglia di Dio, dove c'è un padre, dove c'è una madre. E c'è un fratello, il primo eh, dei tutti i fratelli. E io ho guardato un po' sulle concordanze, eh, soprattutto nel Nuovo Testamento, quante volte cade il termine fratelli tantissimo. Negli Atti degli Apostoli tantissimo si, si chiamavano fratelli anche tra di loro, i discepoli. Ma però ho scelto un testo solo di San Paolo al capitolo 8 e al versetto, dal versetto 28, che è molto interessante, lo leggo poi concludo con questo spunto. Eh, dice, del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, eh, l'abbiamo visto nel passaggio di oggi. Anche la morte eh, non è il male definitivo. E Gesù ha sconfitto anche la morte, quindi tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Ecco qua che ci siamo. San Paolo ci dice qualcosa di più però, ecco, non, eh, che siamo fratelli di Cristo a livello ontologico, cioè lo siamo di fatto a livello genetico, si potrebbe dire, per farsi capire. Eh uso un termine scientifico, e infatti San Paolo dice destinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, cioè lo dobbiamo diventare conformi all'immagine sua di Gesù. E in questo caso se, se noi... Eh, diventiamo conformi all'immagine del figlio siamo simili a lui già qui già in questa vita siamo conformi ontologicamente siamo fratelli a livello genetico molto più che genetico perché lo spirito santo eh, ci dà qualcosa di molto più grande che non l'appartenenza a una razza, a un popolo, a una famiglia, eccetera. Poi dice, come abbiamo detto, qui c'è il rimando perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Poi dice, quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Allora tutti noi siamo prima chiamati e poi se ci convertiamo siamo giustificati, cioè possiamo ottenere il titolo bellissimo in ebraico, in ebraico dello tzaddik, del giusto. Giusti essere giustificato vuol dire essere considerato da Dio uno tzaddik, un giusto. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Ecco, quindi la, la fede nel Signore e la sua fraternità ci porranno e si pongono fin da ora, se noi lo seguiamo veramente, alla stessa dignità del Signore. Certo, Lui è sempre il primogenito, il nostro Signore, però noi siamo fratelli. E lo siamo realmente, dice San Paolo, e lo siamo, dice, e quindi per, per dire ai suoi fedeli che, che la, la comunione all'interno delle comunità e la comunione con Cristo ci rende, in modo perfettamente ontologico, conformi all'immagine del, del figlio di Dio, di Gesù. Passe bene a tutti e buona giornata.